Buona serata dal telegiornale di Imperia TV ed Andrea Pomati. Regione e Comune di San Lorenzo al Mare hanno messo a disposizione 680.000 euro per finanziare il primo lotto del collegamento della pista ciclabile da San Lorenzo a Imperia. L'opera, del costo totale di 1 milione di euro, è stata presentata questa mattina e dovrà essere realizzata entro il 2021. Vediamo. È la presentazione di un progetto che deriva dal finanziamento della Regione Liguria con un nostro cofinanziamento in collaborazione con la Marina di San Lorenzo per il tratto della ciclopista da San Lorenzo al Mare a Imperia. È un tratto fondamentale per il turismo perché poi con la realizzazione della nuova pista di Imperia andrà a collegare le due più grosse città della provincia. Io la vedo come un enorme pettine disteso in riva al mare con le traverse dall'entroterra, perché secondo me, come ho già detto prima, la pista ciclabile non è solo interesse dei paesi della costa, ma è un interesse primario anche per l'entroterra, per lo sviluppo dell'entroterra, per lo sviluppo turistico dell'entroterra. Questo è quello che penso, spero che venga recepito anche dai miei colleghi dei paesi dell'entroterra e che si possa tutti insieme poter sviluppare un turismo più efficace che porti soprattutto un maggior indotto economico. Questo è un progetto che riguarda in particolare il comune di San Lorenzo, ma riguarda anche noi perché permette poi di collegare attraverso questo finanziamento, quindi questo nuovo progetto, collegare Area 24 all'altra parte di pista ciclopedonale che stiamo realizzando insieme alla Regione Liguria e ai vari comuni di Imperia, Andora, eccetera, per collegare, avere un percorso di circa 45 km, tutto pedonale, senza nessuna interruzione. Andiamo a finanziare praticamente il 90% dei costi di questo intervento, un intervento che dovrà essere fatto in tempi anche rapidi, perché il Fondo Strategico di Regione Liguria, che sono, voglio ripetere e sottolineare, fondi esclusivamente regionali, è un fondo che impegna i comuni e le realtà che sono finanziate a spenderle entro una scadenza ben precisa. Quindi i lavori cominceranno presto, nei prossimi mesi, nel 2019, e termineranno, si calcola, nel 2021. Quindi un'opera che non solo viene finanziata, ma che si danno anche tempi certi dell'inizio, ma anche della conclusione dei lavori. Dopodiché, ovviamente, si arriverà quindi al confine con Imperia, si arriverà in Imperia, dove aspettiamo che finalmente partano anche i lavori finanziati con il famoso bando periferie, un bando periferie che anche nella mia veste di assessore regionale, insieme alla precedente amministrazione del comune di Imperia, avevamo seguito. Siamo riusciti a far finanziare il comune di Imperia per una cifra importante di poco meno di 20 milioni. Ora, con quei fondi, il comune potrà, nel momento in cui il governo darà seguito ovviamente agli atti amministrativi che servono, darà quei fondi che serviranno per arrivare fino a Diano Marina. E già con Diano Marina, ne parleremo nei prossimi giorni, finanziamo sempre col fondo strategico un tratto di pista ciclabile, e quindi in pochi mesi, se tutte le cose vanno come giustamente devono andare, la provincia di Imperia sarà per più dell'80% coperta dalla pista ciclabile, perché non dimentichiamo che nella parte più verso la Francia, da Ventimiglia, Camporosso, Valle Crosia, dove anche in questo caso siamo intervenuti col fondo strategico, avremo un importante tratto di pista ciclabile. È un grandissimo risultato. Questa provincia è in Liguria, ma non solo in Liguria, come dire, la più coperta da pista ciclabile. Sapete bene che col collega Gian Pedrone stiamo seguendo il finanziamento della Tirrenica, che vedrà un'unica pista ciclabile da Ventimiglia fino a Roma, fino nel Lazio, quindi un progetto sicuramente ambito, dove noi come Liguria siamo avanti rispetto alle altre regioni, quindi una grande soddisfazione. Ancora proteste da parte della Coldiretti per i ritardi nei pagamenti delle misure del PSR, il piano di sviluppo rurale. Coldiretti è pronta a scendere nuovamente in piazza per cercare di sbloccare la situazione. Vediamo il servizio. Passano i mesi, ma la situazione è ancora troppo lenta per permettere alle aziende di beneficiare dei finanziamenti del PSR e delle misure pluriennali richieste addirittura dal 2015. Mancano ancora 6 milioni di euro da erogare il prima possibile agli allevatori e agricoltori liguri. Non va meglio per le misure strutturali, dove circa la metà delle domande di sostegno sono ancora bloccate alla fase istruttoria. È quanto emerge da una rielaborazione dati di Coldiretti Liguria, che evidenzia come siano ancora pesanti gli intoppi burocratici legati al piano di sviluppo rurale connesso
trasmesse soprattutto ad AGEA, l'agenzia del Ministero per le Politiche Agricole. Coldiretti evidenzia come le imprese agricole, che già stanno subendo negli ultimi anni ingenti danni economici causati dalle avverse condizioni climatiche, da ormai 4 anni si trovino a dover fronteggiare una grave crisi finanziaria dovuta proprio alla mancata erogazione di risorse del PSR europeo, con pesanti ripercussioni sulle imprese. Il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa hanno fatto sapere di essere pronti a scendere nuovamente in piazza a sostegno di una risoluzione del problema delle misure del PSR. È stato dichiarato ufficialmente spento soltanto oggi l'incendio che era scoppiato martedì scorso sulle alture di Cogoleto, lo ha fatto sapere l'assessore regionale Stefano Mai, ringraziando volontari e professionisti che hanno lavorato sul posto. Vediamo. È stato dichiarato definitivamente spento soltanto oggi l'incendio che si era sviluppato martedì scorso sulle alture di Cogoleto. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai, che ha voluto ringraziare tutti i volontari e i professionisti che hanno lavorato instancabilmente per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente, con un grande dispiegamento di uomini e mezzi. Le fiamme si sono propagate i primi giorni, sospinte anche dal forte vento, arrivando a distruggere circa 100 ettari di bosco e 2 abitazioni. Dopo le operazioni di spegnimento sono scattate quelle di bonifica, anch'esse lunghe e complesse per la presenza di ceppai e focolai che avrebbero potuto ulteriormente innescare il rogo. Dopo quasi una settimana di lavoro, alla fine oggi la sala operativa unificata regionale ha comunicato ufficialmente lo spegnimento dell'incendio. Sul porto turistico di Imperia è al lavoro una commissione di tecnici per stilare il piano di incameramento delle strutture da parte del demanio. Il passo successivo sarà una richiesta di concessione pluriennale da parte del comune. Il servizio. Dopo la decadenza della concessione demaniale che era in capo alla Porto Imperia Spa, il demanio ha avviato la procedura per incamerare i beni del porto turistico imperiese. L'intenzione del comune è quella di chiedere poi direttamente una concessione pluriennale per la gestione dello scalo. In queste settimane nel porto è al lavoro una commissione di tecnici che ha proprio il compito di censire tutte le aree e strutture che devono passare al demanio. Nel momento in cui il comune otterrà la concessione potrà cessare l'attuale affitto di ramo di azienda in essere fra la società comunale Go Imperia e la curatela fallimentare della Porto di Imperia Spa. Resterà però il problema dei dipendenti della Spa, una trentina fra impiegati e ormeggiatori, che per poter transitare nella società pubblica dovranno fare un concorso. Una strada obbligata, indicata a Palazzo Civico anche dalla Corte dei Conti. L'ipotesi avanzata dalla precedente e dall'attuale amministrazione comunale è comunque quella di un concorso pubblico che nei termini di legge possa tenere conto delle esperienze maturate dal personale che ormai da anni opera nello scalo imperiese. Riunione urgente per il Consiglio Comunale di Alassio. Il Parlamentino è stato convocato per mercoledì alle 12 per affrontare questioni relative alla Scala, società comunale, e al piano per i rifiuti. Ne parliamo in un altro servizio. È stato convocato in seduta straordinaria per mercoledì alle 12 il Consiglio Comunale di Alassio. 2 gli argomenti all'ordine del giorno. La prima discussione riguarderà la cessione di quote della Scala, società per i servizi comunali, al comune di Albenga. Altro argomento in discussione, il piano d'area omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti. In questo caso il Consiglio Comunale alassino è chiamato ad approvare l'individuazione del comune di Albenga quale comune capofila del bacino di affidamento ponente e ad autorizzare lo stesso comune di Albenga per quanto riguarda la modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti. Salgono a 7 i candidati a sindaco di Sanremo e di oggi infatti la notizia della candidatura di Riccardo Casamassima per la lista civica Carlo Carpi Insieme per Sanremo. Vediamo. Altro candidato a sindaco a Sanremo, si tratta di Riccardo Casamassima, il carabiniere di Bari che con la sua testimonianza fece riaprire il caso Cucchi. Casamassima sarà candidato a sindaco nella lista Carlo Carpi Insieme per Sanremo, promossa dall'imprenditore genovese che si era direttamente candidato a sindaco di Imperia, raccimolando però soltanto 25 voti e facendo poi ricorso per cercare di far annullare le elezioni. L'annuncio ufficiale è stato dato oggi dallo stesso Carpi, che ha evidenziato come Sanremo abbia bisogno di persone che ci mettano la faccia, ma soprattutto di cittadini onesti in grado di cambiare non solo la città dei fiori, ma la Liguria e l'Italia agendo sempre con trasparenza. A Sanremo ci sono così ora ben 7 candidati a sindaco: il sindaco uscente Alberto Biancheri, Sergio Tomasini per il centrodestra, Giorgio Tuber per la sinistra, Paola Rigoni per il Movimento 5 Stelle e i civici Alessandro Condò e Alberto Pezzini, ai quali ora si aggiunge appunto Riccardo Casamassima.
Sono stati presentati oggi due progetti Interreg al Cotra, di cui l'ASL Imperiese è soggetto attuatore insieme all'Università di Genova. I progetti vedono il coinvolgimento di 18 comuni dell'Imperiese e sono rivolti in modo particolare agli anziani e all'assistenza. Ne hanno parlato l'assessore regionale alla salute Sonia Viale e il direttore generale dell'ASL Imperiese Marco Damonte Prioli. Sono progetti transfrontalieri, Alcotra, progetto ProSolo. Oggi vengono lanciati due progetti che si occupano di anziani e di situazioni a rischio, ma verranno finanziati anche i progetti che riguardano i giovani e le donne. Sono molto soddisfatta perché il territorio dell'estremo ponente Ligure non è isolato, ma è un territorio che è un punto di riferimento per il sostegno alla qualità della vita nel nostro entroterra, le persone più fragili. È un primo finanziamento di 500.000 euro che vede protagonisti anche i comuni, perché lavorare in rete, università, regione e comuni sicuramente è un punto di forza, e quindi devo dire che il lavoro di squadra fatto in questi mesi sta producendo risultati e grandi sono le aspettative. Sono progetti che sono finalizzati all'utilizzo di tecnologie e di organizzazione per prevenire la solitudine dei nostri anziani e per far sì che i nostri paesi non si spopolino. Noi crediamo che la prevenzione da questo punto di vista debba essere una delle linee guida dell'attività socio-sanitaria all'interno del territorio. E ASL Imperiese, in qualità di ASL di confine, si inserisce e vuole continuare a inserirsi, con la collaborazione dell'assessorato, in questi progetti, perché questi progetti portano risorse, portano modelli innovativi da poter sperimentare all'interno dei nostri territori, e quindi noi crediamo fermamente, dato che siamo anche l'azienda che ha cominciato per prima all'interno di Regione Liguria a sperimentare il fascicolo sanitario elettronico, quindi vogliamo pensare e crediamo che l'introduzione di questi strumenti possa risolvere questi due problemi: la solitudine dei nostri anziani e la possibilità di non spopolare i nostri paesi. Andiamo a Genova, dove proseguono i lavori di demolizione delle pile di Ponte Morandi. Dall'Olanda sono giunte delle grosse gru che serviranno per smontare le pile della parte ovest, i particolari in un servizio. Sono state montate le grandi gru provenienti dall'Olanda, che dovranno provvedere a smontare le pile ovest dell'ex viadotto Morandi a partire dalla pila 5. Nei prossimi giorni potranno essere testate e a breve dovrebbe poter cominciare lo smontaggio, in attesa di veder calare anche la terz'ultima trave del tampone del lato ovest. Intanto, nella giornata di ieri, che era stata ufficialmente indicata come inizio della ricostruzione, sono proseguiti scavi, demolizioni, spostamento di tubature e canali idrici, tutti lavori propedeutici alla posa della prima pietra. Gli ingegneri sono invece al lavoro per rispondere alle osservazioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che riguardano il tracciato, che potrebbe subire un lieve spostamento più a sud. È poi ancora attesa una valutazione di impatto ambientale semplificata sul progetto del nuovo ponte da parte del Ministero dell'Ambiente, che avrebbe dovuto arrivare la settimana scorsa e che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Domani al Palazzetto dello Sport di Imperia torna l'appuntamento con l'ISAC, la giornata mondiale sulla consapevolezza sull'autismo. L'evento è giunto alla quinta edizione, vedrà competere 80 atleti provenienti da diversi enti e società sportive. Vediamo. Domani, martedì 2 aprile, il Palazzetto dello Sport di Imperia si tinge anche di azzurro in occasione della Festa dello Sport organizzata dal Centro ISA di Imperia nella Giornata Mondiale sulla Consapevolezza sull'Autismo. L'evento, giunto alla quinta edizione, vedrà competere 80 atleti provenienti da diversi enti e società sportive della regione nei vari sport proposti, che vanno dal calcio a 5 al nuoto, pallanuoto, bocce e calcio balilla. Una giornata speciale sia per gli ospiti del Centro ISA che per i 70 bambini e ragazzi dell'Istituto Comprensivo Novaro che parteciperanno ai tornei previsti in scaletta. Una grande dimostrazione di come la sinergia tra vari enti e istituzioni sia fondamentale per creare occasioni di crescita, integrazione e divertimento. Il tutto ad un unico fine: quello di migliorare la qualità di vita di tutti, mettendo al centro le persone, partendo dagli altri. L'obiettivo non è quello di celebrare la diversità, ma di viverla con naturalezza e come opportunità. E ora il calcio, cominciando dalla Serie D, dove è finito 0-0 il derby tra Sanremese e Sestri Levante. Secondo mister Alessandro Lupo c'è stata una buona prestazione nel primo tempo, ma la squadra è stata troppo leziosa in attacco. Sentiamo. Il derby tra Sanremese e Sestri Levante inizia a regalare emozioni già prima del fischio d'inizio, con la spettacolare coreografia preparata dai ragazzi della Gradinata Nord.
Mister Lupo conferma Montanaro esterno di difesa e propone sulla destra Sadek al posto di Fiore. Molino parte dalla panchina, al suo posto dal primo minuto c'è Gagliardi. Prima frazione avara di occasioni, fino al 31esimo, quando Scalzi prova la conclusione, adornato la blocca in due tempi. 10 minuti più tardi l'episodio più significativo della gara. L'arbitro Tesi Di Luca concede un rigore a dir poco dubbio per un presunto fallo di mano di Videtta. Sul dischetto si presenta Pondaco, ma un supermanis gli nega la gioia del gol. Il primo tempo si chiude con un'occasione non concretizzata da Lobosco. Sfera sul fondo. Anche nella ripresa sono poche le emozioni. La gara si accende dal punto di vista agonistico, ma non si segnalano occasioni significative da ambo le parti. Al 56esimo è Scalzi a provare la conclusione dopo una bella combinazione Gagliardi-Sadek, mentre al 72esimo Molino si libera di un difensore, ma la sua battuta a rete viene respinta. L'ultima chance per la Saremese arriva al 78esimo con Spinosa, ma il suo diagonale si spegne sul fondo. E sempre per il calcio passiamo al campionato di eccellenza Liguria, dove l'Imperia Calcio trova una vittoria in casa contro il Finale per 2-0. All'inizio del match si è osservato un minuto di silenzio per la recente scomparsa del direttore di gara Raffaele Astorino. La partita è stata inoltre l'occasione per salutare e ringraziare il difensore Fabio Laera, che lascia la squadra. Vediamo. La partita tra Imperia e Finale ha visto un primo tempo molto bloccato e combattuto, specialmente a centrocampo, dove entrambe le formazioni hanno trovato difficoltà a creare azioni pericolose. Il primo gol per l'Imperia lo trova Castagna nel primo tempo, mentre nella ripresa va a segno Martelli. L'Imperia resta così al terzo posto in classifica con 51 punti, a 3 punti dalla capolista Vado. Quella contro il Finale è stata anche l'ultima partita giocata in nerazzurro dal difensore Fabio Laera, che si è congedato dall'Imperia per un'esperienza lavorativa all'estero. L'Aera è stato premiato con una maglia celebrativa per le 170 presenze nell'Imperia. Oggi è stata una giornata speciale e ringrazio tanto i miei compagni che mi hanno dato la possibilità di indossare la fascia, soprattutto ad Ambro. È stata un'emozione unica, dai tifosi a tutto l'insieme è stato stupendo. Spero che sia un arrivederci, non un addio. Ho deciso di fare una scelta di vita, vediamo in futuro cosa può portarci. Adesso, venendo alla partita, Fabio, quest'oggi si è vinto contro il Finale, una bella partita, un primo tempo un po' bloccato, poi nel secondo tempo siete entrati benissimo in campo. Sì, il primo tempo loro si chiudevano bene, e abbiamo fatto un po' di fatica a creare qualche occasione da gol, poi l'ha sbloccata Lenny e siamo poi in secondo tempo siamo riusciti a imporre il nostro gioco, a creare qualche occasione in più. Adesso l'angolo con le riflessioni del collega Daniele Lacorte. Tempi moderni, tempi in continua evoluzione. Ci sono cose però che ci fanno tornare al passato, alla ricerca di un mondo migliore. Ma migliore come? Non abbiamo certo bisogno di un passato legato alle brutture del secolo scorso, ma certamente assoluto bisogno di più pulizia nel senso vero del termine, per eliminare il più possibile inquinamento e conseguenti gravi rischi di contrarre malattie. Aria pulita con meno gas inquinanti, con macchine che abbiano uno scarico controllato, con veicoli che usino energia pulita per evitare smog e altro. È tornata alla ribalta la bicicletta, evviva! Le due ruote sono alla moda e un buon numero di appassionati si è rivolto al pedale per trovare un equilibrio che possa portare aria sana in ogni angolo del paese. Buona parte d'Europa ha già capito che le piste ciclabili sono un mezzo per aprire a nuove correnti turistiche e il turismo della bicicletta sta facendo segnare punte da record. La pista sul mare che molti ci invidiano, quella del nostro ponente ligure, è un fiore all'occhiello e sarebbe bene che si continuasse per raggiungere un numero superiore di località. Due ruote per nuovi traguardi turistici, due ruote per ritrovare la felicità e la pulizia. L'importante è che l'uomo fermi la sua violenza ecologica che inquina ed uccide. Ora Riviere 20 e quindi le notizie relative all'autostrada dei fiori.
seguito indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona Confine di Stato, direzione Italia, carreggiata sud, tra Imperia Est e San Bartolomeo, chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza, dal 1 aprile al 5 aprile, tra Andorra e Albenga, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Vallon d'Arme, dal 1 aprile al 7 aprile. Tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Piccaro dal 1 aprile al 5 aprile. Tra Finale Ligure e Spotorno, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Carpania dal 1 aprile al 5 aprile. Tra Savona e Spotorno, chiusura della corsia di sorpasso per adeguamento galleria Fornaci dal 1 aprile al 5 aprile. Direzione Francia, carreggiata nord. Tra San Bartolomeo e Imperia Est, chiusura della corsia di sorpasso per installazione barriere di sicurezza dal 1 aprile al 5 aprile. Tra Armaditaggio e Sanremo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Villetta dal 1 aprile al 6 aprile. Tra Bordighera e Ventimiglia, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria Prosio dal 1 aprile al 6 aprile. Tra Ventimiglia e Confine di Stato, chiusura con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento galleria del Monte dal 1 aprile al 6 aprile. Bene, è tutto anche per questa edizione, grazie per il vostro cortese ascolto. Andrea Pomati, l'augurio di trascorrere una buona serata, arrivederci. Istat, la disoccupazione sale al 10,7%, famiglia, Di Maio annuncia nel DEF misure sul modello francese. Ha rubato 1,4 milioni funzionario della salute in manette. Sale al 10,7% il tasso di disoccupazione, che a febbraio aumenta dello 0,1% rispetto al mese di gennaio. Lo rileva l'Istat, che indica come la flessione sia determinata dalla diminuzione dei lavoratori dipendenti, calati di 44.000 unità, mentre risultano in aumento i lavoratori autonomi. A essere più colpita la classe di età dei 35-49 anni. Provvedimenti per aiuti alle famiglie sul modello francese nel documento di economia e finanza di aprile. Ad annunciarli il vice premier Luigi Di Maio, che indica misure come il 50% di sconto su pannolini e retta del nido se hai un figlio e il coefficiente familiare che abbassa l'IRPEF. Archiviato invece il DDL Pillon, quel testo non arriverà mai in aula, fa sapere il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Spadafora. Avrebbe fatto confluire sui suoi conti correnti personali somme per 1.395.000 euro in 2 anni. Per questo un funzionario del Ministero della Salute è stato arrestato oggi con l'accusa di peculato. L'uomo, 55 anni, era impiegato alla Direzione Generale del Personale, dell'Organizzazione e del Bilancio. Addio nelle prossime ore a sole, temperature miti. Una massa di aria gelida proveniente direttamente dal polo nord porterà infatti su tutta Italia perturbazioni, temporali, grandine e neve in montagna. Già da domani i primi piovaschi sul nord-ovest e sulla Sicilia. Mercoledì la perturbazione raggiungerà il centro e giovedì 4 aprile sarà la giornata peggiore, soprattutto sulle regioni tirreniche, con possibili nubifragi. E questa era la nostra ultima notizia. Per tutti gli aggiornamenti potete sempre consultare il sito della DN Kronos. Grazie per averci seguito e arrivederci. In questo numero del Salus TG, Mariela Castro, anche a Cuba c'è carenza di specialisti. Parere negativo del Ministero della Salute alla castrazione chimica. In Mozambico, allarme colera in aree colpite dal ciclone. Emorragia di camici bianchi non solo in Italia, mancano anche a Cuba. A testimoniarlo è Mariela Castro, figlia del presidente cubano Raúl Castro, psicologa e presidente del Centro Nazionale di Educazione Sessuale di Cuba. Si deve garantire un servizio pubblico che si deve garantire con tutta la qualità che
il nostro popolo esige. Allora, alcune specialità sono un po' deprese, hanno bisogno più risorse umane e si stanno simulando pure, come anestesia, anestesologia, non so se dice così, in campo, per esempio, ginecostetrizia, ortopedia. Parere negativo del Ministero della Salute all'emendamento sulla castrazione chimica presentato dalla Lega al disegno di legge che introduce norme a tutela delle vittime di violenza e di violenza di genere, in discussione in aula. Non credo si possa giustificare un atto di violenza sessuale con un problema ormonale. È la riflessione del ministro della Salute Giulia Grillo e non è deontologicamente accettabile per il presidente della FNONCEO Filippo Anelli. Questa metodica è impiegata a scopo medico nei pazienti con cancro alla prostata metastatico, evidenzia la Società Italiana di Urologia, e se usata a lungo termine può avere tutta una serie di conseguenze anche gravi, come l'osteoporosi. Dopo il ciclone, anche il colera. Il governo del Mozambico ha dichiarato ufficialmente la presenza di casi di colera nella città di Beira, colpita dal ciclone Idai. Ne dà notizia Medici Senza Frontiere, impegnata nella risposta all'emergenza. Finora, fanno sapere i medici della ONLUS, abbiamo trattato più di 200 pazienti al giorno e stiamo lavorando per riabilitare un centro di trattamento più grande.